8 ore di sciopero per i lavoratori della ditta Gerolamo Scorza S.p.A. in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori dello stabilimento di Campo Ligure protestano contro l'avvio delle procedure di riduzione del personale. E da quanti anni lavori alla Gerolamo Scorza? 25 anni. E qual è stato il tuo lavoro fino a questo momento e adesso che cosa ti aspetta per le scelte scellerate dell'azienda? Praticamente io sono un esubero dei 38 che hanno indetto ultimamente, praticamente su 59 dipendenti, 38 siamo fuori, ecco. La situazione è questa, loro vogliono rimanere solo con 21 dipendenti perché la riorganizzazione dicono che sono in grave crisi e non riescono a mantenere tutti i dipendenti, ecco. C'è odore di esternalizzazione? Questo sì, diciamo di sì, secondo me sì, secondo me ci può essere anche quello di esternalizzazione sicuramente, nel senso che la ditta preferisce avere meno dipendenti e quindi dare lavoro fuori, quello sì, sicuramente. Costa meno? Certo, il costo è sicuramente meno, avere tanti dipendenti è un costo fisso mensile che diciamo che attualmente non si possono permettere. Qual è il clima sul posto di lavoro? Il clima è molto rovente, nel senso che comunque i lavoratori sono abbastanza incavolati, nel senso che chi è che ha famiglia, chi ha un mutuo da pagare, nel senso che c'è molte problematiche, diciamo che se ne discute tutti assieme, però effettivamente anche con l'attuale momento in cui non ci sono posti di lavoro è veramente drammatica la situazione. Qual è lo stato dell'arte, quanti sono i lavoratori di Scorza, quanti sono rimasti a casa e quale sarà il loro futuro? Allora, nell'arco di 2 anni i lavoratori erano 105 e vogliono farli diventare 21 lavoratori. Vogliono praticamente portare tutto il lavoro, la produzione fatta appunto dagli operai, vogliono terzializzarla e quindi lasciare solo la progettazione. Quindi ad oggi ci hanno presentato, non è che l'hanno presentato, ma hanno inviato le lettere per le procedure di mobilità e quindi rimarrebbero solamente 21 lavoratori. Quindi significa che ad oggi i lavoratori di Scorza, noi abbiamo chiesto un incentivo per i lavoratori che dovrebbero fuoriuscire, ma non c'è neanche l'incentivo. Quindi l'azienda vorrebbe arrivare a portare un'azienda di 21 lavoratori, fatta solamente di 7-8 operai e poi tutta progettazione. Quindi andrebbe a finire praticamente l'impresa storica della Scorza che in tutti questi anni ha sicuramente fatto arredamenti navali per una marea di navi. È previsto un incontro in regione con l'assessore Vesco? È previsto un incontro con l'assessore Vesco che ci riceverà con una delegazione di lavoratori e chiederemo alla regione di supportare la rivendicazione del sindacato, ovvero che si possa aprire una trattativa con tutti i crismi con questa azienda, diminuisca il numero degli esuberi e venga messa sul piatto una reale politica industriale, perché qui si tratta di smantellare quello che è un gioiello per quanto riguarda Genova, quindi un'attività che c'è dal 1898, che da 106 dipendenti di 3 anni fa vuole ridursi a 21 dipendenti, di cui solo 10 operai. Quindi pensiamo che debba intervenire anche l'istituzione per favorire il salvataggio di questa realtà, ma tutto passa attraverso la collaborazione dell'azienda che attualmente non registriamo esserci.